La partita perfetta in attesa del giorno che potrebbe cambiare il destino del Bari il 18 aprile. Enzo, che spettacolo ieri al San Nicola. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io dico che neppure a voler realizzare uno spot per la vendita del club, come dire, fatto ad arte, sarebbe riuscito meglio di quello di domenica. Sì. Una partita fantastica con un gol da copertina, di quei gol da vedere mille volte senza stancarti mai, e con un pubblico, il boato del pubblico, favoloso. Io dico questo: se a fronte di queste premesse il 18 aprile dovesse venire fuori la fregatura, io non oso immaginare, cioè sarebbe una cosa terribile, che se davvero questo accadesse. Ma voglio dirti, anche se fosse una soluzione un po' pasticciata, un po'... qui ci vuole qualcosa di importante, diciamo. Questa gente, questa squadra anche, perché comunque la squadra ci sta mettendo del suo, gli spot non sarebbero possibili senza queste grandi prestazioni della squadra, e questa gente soprattutto, noi tifosi del Bari, meritiamo qualcosa di fantastico. Sì, sì, 18 aprile in poi. Importante, vero. Non una cosa raffazzonata, una cosa che, come dire, non sia convincente. Occorre qualcosa di fantastico. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Qualcosa di fantastico, Enzo, allora ti chiedo subito, perché sono arrivati già diversi messaggi sulla pagina Facebook del TB Sport, che ti chiedono proprio che sensazione hai rispetto a quest'asta, perché ovviamente cresce l'attesa, si fanno tanti nomi, tante chiacchiere. Io ho parlato questa mattina, lo posso dire, con i giocatori fallimentari, e loro mi dicono che comunque, a maggior ragione, con queste prestazioni l'interesse intorno al Bari è cresciuto, però mi hanno detto che di qui a dire che effettivamente qualcosa stia bollendo in pentola, mi hanno detto anche che hanno parlato con Papareste in particolare, che dovrebbe essere in partenza per Mosca, domani dovrebbe andare a Mosca. Al di là di questo non c'è altro, anche se il professor Giannelli parlò anche di una manifestazione di interesse da parte dei turchi. Sì. Io dico che occorre qualcosa di importante, qualcosa di significativo, perché questa è l'occasione, dai, questo sta passando il treno, lo prendiamo al volo, o non saliamo così sul treno, o lo prendiamo al volo o ne verremo travolti, perché non c'è altra soluzione, non c'è altra soluzione. Io dico che peraltro la risposta che sta dando la gente è fantastica, è di una coerenza incredibile. Avevano detto quando cambieranno le cose, quando andranno via i Matarrese, diciamo, questa era la noi torneremo lo stadio. Avrebbero i tifosi del Bari si sono reimpossessati del Bari, adesso guai a chi glielo tocca. No, è vero, sono loro, a mio avviso, a dover determinare, a dover capire in che mani va a finire il Bari insieme a noi, quindi massima vigilanza, massima attenzione, il Bari deve finire nelle migliori mani possibili, perché non siamo una piazza come le altre, siamo una piazza capace di portare 20.000 persone in una partita di Serie B dove l'avversaria è di vertice e noi siamo in zona medio-bassa. Eh sì, intanto abbiamo un primo ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Abbiamo qualche difficoltà? Niente, andiamo avanti. Beh, allora facciamo così, Enzo, ti vorrei mostrare proprio il saluto dei giocatori, della squadra, proprio ai tifosi biancorossi, proprio al termine della partita, quindi vediamo questa breve clip. Che di Renzo, da brividi, E che vuoi di più? Da brividi. Infatti, tanto bello che i giocatori abbiano scelto di fare la foto ricordo con alle spalle lo striscione che ricordava Andrea, ragazzo scomparso, il giovane tifoso del Bari scomparso in un incidente stradale. Tutto davvero
quello che stanno facendo i tifosi, tutto quello che sta facendo la squadra, merita qualcosa di importante. Lo striscione, Bari merita rispetto per sì, me. Sì, è vero, è vero, è perfetto, è emblematico, in sì. Questa situazione. Rispetto, niente prese in giro, basta con le prese in giro. Adesso il Bari è nostro, è di nuovo nostro e guai a chi ce lo tocca. Guai a chi ce lo, come dire... violenta, sì, sì, che come ci vuole anche speculare, passato. No, no, è vero, è vero. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Enzo, tornando anche alla partita di ieri, abbiamo assistito a dei gol pazzeschi, uno su tutti, no, quello di Cristian Galano. Ho letto anche un tuo post, no, sulla tua pagina Facebook. Sì, da solo Galano vale la base d'asta, cioè, sì, è proprio così. Se consideri che Galano è giovane, è va, gioca in un ruolo che oggi va per la maggiore, che tutti gli allenatori vanno cercando come il pane, insomma, immagino Galano nel Torino di Ventura ad esempio, sì, sì, o anche come esterno nella Juventus di Conte, perché ho visto che è molto migliorato, però più da Toro di Ventura devo dire che da Juventus di Conte, perché lì forse va meglio Nadarevic che va avanti dietro, Nadarevic che è un altro animale da, sì, mamma mia, da che campo. Giocatore devo fare che i complimenti giocatore. Ad Angelozzi perché prendere a gennaio un giocatore del genere è stata veramente una grande cosa. Non capisco come il Cesena abbia perso Nadarevic, sì, però stranissimo. Obiettivamente Nadarevic è un giocatore che non so quanti in A hanno degli esterni, no, infatti, di questo, Serie A ci può stare tranquillamente. Tra l'altro la cosa che mi stupisce di Nadarevic è il fatto che migliori nel secondo tempo, cioè sembra quasi che il primo tempo gli serva per carburare e che nel secondo poi vada come tutta la sua forza, è vero. Davvero straordinario. Dicevo dei gol molto belli, anche quello di Sciaudone, un gol definito alla Tardelli, l'inserimento alla Tardelli, e poi ancora una volta complimenti a Joe Silva perché questo ciuccio di fatica, come vero, si suol dire. Anche ieri si è sacrificato tantissimo, poi è stato premiato con quel gol. Infatti, lo sai che l'ho adottato per certi versi, diciamo, rimane comunque l'idea di un giocatore che non è fenomenale, però rimane anche l'idea che con tanta buona volontà, con tanto lavoro, si possa andare anche oltre magari a certe lacune. Certo, una squadra che deve lottare per il vertice deve avere un centravanti che faccia più gol. Magari l'anno prossimo Joe Silva, completato il pedaggio dell'inserimento nel calcio italiano, magari riesce anche a segnare sì, magari, chissà. Di più, però questo Joe Silva è molto utile alla squadra. Una telefonata, pronto? Ciao Cristian, ciao, sono Piero da Bari. Ciao Piero. Purtroppo volevo dare due opinioni di ieri. Comunque sono stato allo stadio ed è stata una grandissima emozione, che non vedo l'ora che arriva Bari Latina per ritornare di nuovo allo stadio. La prima delusione è stata quando siamo usciti fuori dallo stadio, che hanno aperto soltanto la tribuna est, solo un'apertura per uscire dallo stadio, e ci siamo un po' spinti. E la seconda opinione volevo dire al giornalista Leonardo Gaudio, già che diceva che quando se ne andava una Natalese il calcio sarebbe finito, allora, di vedere lo stadio soprattutto ieri 10 volte la partita. Grazie per il tuo intervento. Beh, guardando anche le presenze poi che ci sono state in Serie A, Bari figura tra i primi posti, quindi guardate, erano 20.000, è incredibile. Più no, c'erano 2-3.000 bambini, sì, lo stadio sì, un sì, qualcosa di incredibile, ma Serie A di uno squallore. No, no, è vero, era una Serie B, non quasi esiste. La Serie A che cosa volete, deserta, volete di più dei tifosi del Bari? Cioè, mi avviso, chi si permette di criticare in questo momento i tifosi del Bari, francamente lo fa solo con un obiettivo provocatorio. Sì. Claudio Leonardo, sì, sì, Leonardo a volte è sì, leader, a volte in questo, va sempre contro il corrente. Se lo dice vuol dire che sa evidentemente che è stato smentito dai fatti. Eh sì, pubblicità tra poco con la seconda parte del Bianco e il Rosso TV Sport.